Buonasera cari amici, bentrovati con la nostra rubrica Metropolis. Questa sera ci occupiamo di pensioni e lo facciamo col nostro ospite Remo Guerrini, responsabile INAS della CISL Lombardia. Buonasera Guerrini. Buonasera. Allora, partiamo e intanto vi ricordo chi vuole intervenire per problemi ovviamente legati alle pensioni, lo può fare, il numero telefonico è 02-4807-3450, lo vedete già in sovraimpressione. Dunque, iniziamo a parlare di pensioni, esattamente di pensioni di invalidità. Guerrini ci spiega un po' come stanno le cose per quanto riguarda questo tipo di pensione. Quando durante la carriera lavorativa appunto di un lavoratore succede qualche inghippo alla salute, a quel punto lì che cosa bisogna fare? Sì, diciamo che il nostro sistema previdenziale prevede vari istituti per andare in pensione, quindi c'è la pensione anticipata, c'è la pensione di vecchiaia, dove sono necessari determinati requisiti contributivi e di età. Poi durante la carriera lavorativa, come giustamente diceva, possono accadere delle situazioni, possono sopraggiungere delle patologie che non permettono più al lavoratore di continuare a lavorare, di svolgere, certo, l'attività lavorativa esattamente come prima. Quindi forse non tutti sanno che noi versiamo i contributi e li versiamo anche per la pensione di inabilità e per l'assegno ordinario di invalidità. Sono delle prestazioni che il nostro sistema previdenziale prevede nel momento in cui ci dovessero essere delle patologie che non ci permettono più di continuare a lavorare. Bisogna proporre una domanda all'INPS tramite il patronato, chiaramente si propone una domanda di pensione di inabilità in subordine all'assegno ordinario di invalidità, è una domanda dove viene specificata chiaramente la patologia perché deve essere corredata da documentazione medica, certo. È una domanda dove bisogna fare una fotografia attenta della mansione, del tipo di attività che il lavoratore svolge. Quindi da un lato l'attività lavorativa, dall'altro poi la situazione clinica, fisica del lavoratore. Assolutamente, perché stiamo parlando di previdenza. Quindi la previdenza mette in relazione in modo stretto la patologia e il tipo di attività che io svolgo. Quindi non è una misura assistenziale, come ce n'è altra. Quando parliamo di invalidità è una sfera veramente molto ampia. Ci sono delle prestazioni assistenziali, certo, dove chiaramente non si entra in stretto, strettamente legata al tipo di attività svolta. Invece io stavo parlando di prestazioni previdenziali, quindi legate proprio al lavoratore. In questo caso si viene visitati dalla commissione medica dell'INPS, la commissione medica dell'INPS esprime un giudizio e il giudizio può essere di tre tipi, quindi l'invalidità previdenziale può avere soltanto tre risultati. Puoi essere valutato non invalido, quindi probabilmente ho delle patologie ma non sono talmente gravi da ridurre la mia capacità lavorativa. Quindi dicono in poche parole che posso proseguire a lavorare. Puoi proseguire a lavorare. Posso avere un'inabilità totale. Quindi il lavoratore ha completamente perso la sua capacità lavorativa e quindi in questo caso si profila un pensionamento di inabilità, oppure posso avere una via di mezzo, quindi una riduzione della capacità lavorativa del lavoratore a un terzo, quindi di fatto rimane un pezzo di capacità lavorativa del lavoratore che mi permette di avere un assegno, si chiama assegno ordinario di invalidità in modo tecnico, e questo mi permette o di stare a casa con l'assegno oppure di continuare a lavorare e percepire anche l'assegno. E quindi a livello, ecco, la preoccupazione di molti può essere il discorso del calcolo un po', cioè chi entra nelle pensioni di invalidità e ottiene questo assegno è equiparabile a quello di una normale pensione? Assolutamente. Quindi il percorso della pensione di invalidità di carattere previdenziale ha il sistema di calcolo esattamente identico a una pensione di vecchiaia o una pensione anticipata. Chiaramente la pensione anticipata oggi sappiamo che viene conseguita con 42 anni e 10 mesi di contributi, certo, per l'uomo. Se il mio lavoratore che inizia un percorso di invalidità ha invece 13 anni di contributi, è chiaro che il conteggio viene fatto sulla base di quei contributi effettivamente versati. Non potrà mai essere equiparata a un traguardo così ampio come nella pensione anticipata. Però comunque non è penalizzante, io ho un calcolo sulla base dei miei contributi effettivamente versati per quanto riguarda l'assegno ordinario di invalidità, quindi che io ne abbia 10, 13, 26 oppure 40, che una volta era il traguardo per andare in pensione, sì, ma oggi non bastano non più, basta.
Io ho il calcolo esattamente sulla base dei contributi che sono accreditati nella mia posizione assicurativa. Viceversa, se io vengo reputato totalmente inabile, quindi ho un riconoscimento di inabilità totale, in questo caso, se ho meno di 40 anni di contributi, meno del vecchio traguardo che Certo. serviva per andare in pensione, ho un accredito figurativo di tutto quello che mi manca. È evidente che in questo caso però io devo cessare l'attività lavorativa. Con la pensione di inabilità, se io sono ancora un lavoratore in forza, per ottenere la mia pensione col bonus, chiamiamolo così, devo cessare l'attività lavorativa e fare, fra virgolette, il pensionato. E ovviamente per, diciamo, convalidare, testimoniare l'invalidità, anche chi ottiene la pensione deve saltuariamente sottoporsi, immagino, a dei controlli. Sì. Allora, tutte le prestazioni erogate dall'INPS con un risvolto sanitario, quindi tutte le invalidità, quando parliamo di invalidità previdenziale o anche invalidità civile, quando Certo. parliamo alla sfera assistenziale, dobbiamo sapere che comunque tutte le prestazioni di invalidità possono essere oggetto di revisione da parte dell'INPS, revisione programmata o revisione straordinaria. La revisione programmata che cos'è? Cioè, se io, tornando al discorso che facevo prima, se io ho una patologia che mi riduce la mia capacità lavorativa, ma ho ancora un residuo e quindi Di posso continuare a prendere, a lavorare e percepire l'assegno, io ho delle revisioni ogni 3 anni. La legge prevede questo. Dopo la terza visita, dopo la terza revisione, io divento titolare in modo definitivo, definitivo. quindi. Ciò non toglie però che l'INPS possa chiamarmi dopo un anno o dopo 2 anni. Come dicevamo prima, quando faccio la visita medica viene fatta una fotografia attenta della mia patologia che potrebbe essere in cura, potrebbe essere in fase magari anche di guarigione, no? Quindi in Certo, quel momento io devo. sono in una fase in cui la mia capacità lavorativa è molto ridotta, però l'INPS potrebbe pianificare una visita prima della scadenza dei 3 anni, proprio in virtù del fatto che sto facendo delle terapie che potrebbero farmi riacquistare la capacità lavorativa prima. Certo. Quindi bisogna sottoporsi ogni tanto saltuariamente a queste visite. Dovremmo avere una telefonata. Pronto? Buonasera. No, è saltata. Niente, allora aspettiamo la prossima telefonata e diciamo anche questo, naturalmente il lavoratore che si trova con la pensione di invalidità e capita la morte, c'è comunque la reversibilità per la vedova, per chi Certo, rimane. non bisogna preoccuparsi, nel senso che quando parliamo di previdenza, quindi di prestazioni di invalidità o di inabilità di carattere previdenziale, Restano le regole restano, generali. esatto, rimangono le regole legate al pensionamento vero e proprio. Abbiamo una chiamata, pronto? 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 Sì, buonasera. Ci dica. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, pronto? Sì, dovrebbe alzare un po' la voce, però la sentiamo lontano. Sì, buonasera, mi sente? Prego, prego, faccia la domanda. Senta, volevo fare una domanda. Io ho mio cognato che ha 41 anni di contributi versati e attualmente a fine marzo finisce anche la disoccupazione, la NASPI, e quindi è un precoce, ha iniziato a lavorare a 16 anni. Sembrerebbe, lui ha fatto domande di pensione adesso. Però sembrerebbe che gliela respingeranno questa qui perché lui non proviene da un contratto a tempo indeterminato, ma lavorava con le agenzie ultimamente, no? Mi sa dire qualcosa, ci sono novità o non ci sono novità riguardo a questi precoci con 41 anni di contributi? Allora, 41 anni di Certo. contributi, lavoratore precoce. Sì, allora diciamo che è tutto un altro tema. I lavoratori precoci sono beneficiari di una normativa particolare che la quale permette di andare in pensione prima rispetto ai requisiti ordinari, Perché hanno perché iniziato hanno iniziato da prima. giovane. Quindi, come diceva il signore al telefono, il cognato ha 41 anni di contributi, quindi diciamo che il lavoratore precoce è quel lavoratore che ha almeno un anno di contributi prima dei 19 e deve avere almeno 41 anni di contributi. Oggi i requisiti ordinari per andare in pensione, lo ricordiamo, sono 42 anni 10 mesi per gli uomini e 41 anni 10 mesi per le donne. Sì. Quindi comunque è un beneficio importante per un uomo, è un Certo. bell'anticipo. Però non tutti i lavoratori chiaramente possono beneficiare di questo tipo di opportunità. Quindi
Il lavoratore che può beneficiare, andare in pensione prima con 41 anni, chi è? Il lavoratore disoccupato, come il cognato del signore che telefonava, che ha terminato la disoccupazione da almeno 3 mesi, il lavoratore invalido civile con una percentuale superiore al 74%, il lavoratore che assiste un parente per via della legge 104, oppure tutti quei lavoratori che sono addetti a delle mansioni particolarmente pesanti. Pesante. Ecco, diciamo che la legge di stabilità del 2018 ha allargato. Quindi rispondiamo proprio in modo preciso alla domanda. Mentre fino all'anno scorso, fino al 2017, il lavoratore precoce, titolare di disoccupazione, non aveva la possibilità di A accedere a questo. questo tipo di opportunità se proveniva da un contratto a Certo. termine, oggi nel 2018, invece è stata allargata questo tipo di platea E quindi. anche per coloro che provengono da un contratto a termine. Quindi adesso non Bisogna finché informarsi no, bene. insomma, l'importante è aver fatto la domanda. Quindi, Certo. insomma, come diceva l'amico al telefono, l'importante è fare la domanda. La domanda doveva essere fatta entro il 1° marzo del 2018 per poter ottenere questo tipo di beneficio. Bisogna capire esattamente quando è il primo accesso come precoce. Io presenterei già la domanda come precoce. Dopodiché, insomma, aspettiamo l'INPS che si Aspettiamo pronunci. e speriamo in bene, come Sì, sempre. certo. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Forse c'è qualcuno in linea. Pronto? Va bene, allora io direi una cosa. Siamo ormai in fascia pubblicitaria, quindi andiamo in pubblicità e poi tra poco torneremo a parlare di pensioni. Spazzolati, piastrati, decolorati. Sono stata un po' cattiva con i miei capelli. Nuovo Elvive Total Repair 5. Con calendula e ceramide. Una nuova formula così potente da combattere un anno di danni fin dal primo utilizzo. Prova il nuovo Elvive Total Repair 5. Da L'Oréal Paris. Perché tu vali. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste e approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto e della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. In due DVD, un'indagine accurata e suggestiva sui quattro libri che hanno cambiato il mondo. Girato nei luoghi che videro la vicenda umana di Gesù e delle prime comunità cristiane. I Vangeli, in vendita nelle librerie San Paolo e Paolini, edizione per non udenti. Auguri da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Seconda parte di Metropolis, stiamo parlando di pensioni con Remo Guerini, responsabile INAS CISL della Lombardia, e abbiamo trattato l'argomento invalidità. Come sempre vi ricordo, chi vuole può intervenire, il numero di telefono 02 4807 3450, lo vedete in sovraimpressione. Forse abbiamo già una chiamata in linea. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, mi dica, può fare la domanda. Buonasera. Prego, può fare la domanda? Lo sentiamo lontanissimo. Non... Senta. Sì, ecco, prego. Parli, Ecco, parli. senta, guardi, io le volevo fare una domanda in Sì. quanto ho la fondi di anch'io anch'io vante.
Sì. Ecco, le volevo chiedere appunto se c'era diritto a una pensione. Dunque, se ha diritto a una pensione, ha esattamente quale patologia? La spondilite anchilosante. Spondilite anchilosante. Allora, io non cosa possiamo rispondere? Grazie intanto, buona serata. Io non sono un medico, quindi insomma l'approccio corretto, lo dico a chi ha telefonato, ma anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. L'approccio corretto quando si ha una patologia grave, chiaramente, certo, è quella di rivolgersi al proprio medico. Quindi è il proprio medico che è il medico che dà un parere rispetto al percorso che bisogna seguire. Dopodiché, la presentazione di una domanda di invalidità non succede nulla, mal che vada la pratica viene respinta. Quindi se il lavoratore ha una patologia che non gli permette di lavorare, non gli permette più di lavorare come prima, insomma, proporre una domanda di invalidità non costa assolutamente nulla, costa semplicemente il certificato che deve fare il dottore. Però il primo passaggio è dal medico. Il primo passaggio è dal medico, nel senso che il medico di base che dovrebbe avere la panoramica completa di tutte le patologie del proprio paziente, perché magari si hanno più patologie, no? Certo. Quindi magari una da sola non mi permette di accedere, però la somma di tutte. Il primo consiglio è quello del medico. Dopodiché, se il medico oppure il lavoratore vuole provare ugualmente a fare la domanda di invalidità, va al patronato, va all'INAS, si fa la domanda di invalidità, si prova, dopodiché uno vede l'INPS che tipo di risposta fa, cioè se è una risposta in cui il grado comunque è molto vicino alla soglia per, vale la pena fare un approfondimento col medico legale del patronato per capire se effettivamente la percentuale riconosciuta dall'INPS è molto bassa, il medico di base sconsigliava, e insomma la situazione è un po' così, insomma. Non certo. Succede nulla, certo. È una pratica respinta. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Pronto, buonasera. Ci dovrebbe essere qualcuno in linea? No, non sentiamo nessuno e quindi andiamo avanti. Parliamo di questo, abbiamo parlato un po' dei temi che riguardano il sociale, quindi andiamo sull'ape sociale. Cosa sta a significare? Sì, l'ape sociale, beh, ci colleghiamo anche un po' alla telefonata di prima dove abbiamo accennato qualcosa dei lavoratori precoci. Diciamo che l'altra misura... Vediamo se è arrivata adesso sì. La chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, prego, è in linea. Sì, buonasera. Volevo fare una domanda. Prego. Attenzione. Mia madre nel 53, marzo del 53, con la minima del... 21 anni di contributi, ma secondo voi non può andare in pensione? Allora, se ha 21 anni di contributi, l'unico obiettivo per questa signora è la pensione di vecchiaia. Mi sente? Sì, stiamo rispondendo, grazie, buona serata. Ah, sì, grazie, salve. Sì. Allora, diciamo che con 21 anni di contributi l'unico obiettivo che ha il lavoratore è la pensione di vecchiaia, perché abbiamo i due pilastri per andare in pensione in Italia sono la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Per la pensione anticipata servono 41 anni e 10 mesi se sono una donna, quindi l'obiettivo è troppo lontano per la signora. Quindi, però, per andare in pensione di vecchiaia mi servono almeno 20 anni, la signora ne ha 21, quindi ha superato il traguardo tranquillamente, ma deve attendere l'età anagrafica. La legge prevede che per la pensione di vecchiaia devo combinare due requisiti, il requisito anagrafico e il requisito contributivo. La mia età più gli anni esatto. di contributi versati. E poi il mese dopo vado in pensione. Quindi il requisito oggi per andare in pensione di vecchiaia è 66 anni e 7 mesi. Quindi la lavoratrice deve avere questa combinazione, 20 anni e 66 anni. Se non c'è questa combinazione? Se non c'è questa combinazione deve attendere, quindi deve attendere di arrivare al requisito anagrafico che periodicamente viene adeguato, perché i requisiti per andare in pensione tutti cambiano. Quindi laddove c'è un requisito anagrafico, il requisito anagrafico che viene ampliato. Laddove invece c'è solo un requisito contributivo, è il requisito contributivo che aumenta. Comunque se va al patronato INAS più vicino, gli fanno tutti i conteggi. Tutte le informazioni. Vediamo se abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Mi sente? Sì, prego, in linea. Può fare la domanda. Senta, può alzare un po' la voce perché non è che si senta bene. Ecco, lei può fare la domanda, senta sempre dal telefono e non dalla televisione. Sì, no, io la televisione l'ho spenta. Ok, ottimo, faccia la domanda, prego.
Dunque, io ho un problema. Praticamente mi scade la mobilità a fine marzo. Nel frattempo ho fatto anche la domanda per i precoci. Io Sì. dovrei andare in pensione con 42 anni e 10 mesi il mese di settembre di quest'anno. Nel frattempo io dovrei anche pagare i contributi volontari Sì. da marzo fino ad agosto-settembre. Che cosa devo fare? Aspetto che mi mandano, se mi accettano la domanda dei precoci o pago, non lo Allora, diamo la risposta. Grazie, buona so. serata. Prego. Questo caso è complesso. Insomma, quindi in questo caso due risposte le diamo perché è Sì. giusto darle, però deve farsi assistere dal patronato perché è difficile questo percorso. Allora, il lavoratore cosa dice? Io sono in mobilità, la mia mobilità sta terminando, quindi come abbiamo detto al signore di prima, c'è un meccanismo che mi permette per i precoci di andare in pensione prima rispetto ai 42 anni e 10 mesi. Nello specifico devo essere un soggetto che ha un trattamento a sostegno del reddito che è finito e quindi la mobilità va benissimo. Il signore cosa dice? Ok, allora io ho fatto la domanda per i precoci, mi devono ancora rispondere. E va bene, cioè ci sta, insomma, le scadenze sono adesso. Però io la pensione come precoce la posso prendere dopo 3 mesi dalla fine della mia mobilità. Poi lui cosa dice? Io comunque a fine anno però vado in pensione anticipata in modo normale, perché probabilmente ha più di 41 anni. Però devo pagarmi i bollettini volontari da quando finisce la mobilità fino alla mia pensione Fino a ordinaria. fine anno. Esattamente. Il lavoratore cosa deve fare? Si deve far assistere dal patronato perché da solo è complesso. Mettere in atto la procedura per andare in pensione come precoce. Quindi la deve mettere in atto. Deve fare la domanda anche di pensione come precoce, nell'attesa che vengano definite le graduatorie, insomma, nell'attesa che tutto venga definito, lui deve presentare tutte le sue Tutto. pratiche di pensione come precoce. E appunto questo serve E questo andare al serve, deve patronato. andare al patronato perché insomma da solo è complesso. Dopodiché deve proporre la domanda di versamenti volontari perché deve avere l'opzione B di fianco aperta, no? Cioè quindi dice, vabbè, mettiamo che mi va buca tutta l'operazione del precoce, io comunque mi ero tutelato perché ho fatto la domanda di versamenti volontari. Diciamo che il vantaggio è che l'INPS non è velocissima nell'elaborare le domande di versamenti volontari, quindi probabilmente nel momento in cui arriverà la risposta come precoce, la domanda di versamenti volontari l'INPS non l'avrà ancora accolta. Nel momento in cui lui va in pensione, dovesse andare in pensione come precoce, i versamenti volontari prende e li straccia, non servono più, non deve più pagare nulla perché è andato in pensione Già con l'altro. esatto, con l'istituto agevolato. Se invece tutto il mio percorso come precoce viene meno perché mi manca un requisito, non ho l'anno prima dei 19, piuttosto che sono finite le, cioè sa Dio che cosa C'è la succede. seconda casa. Esatto, io ho fatto la domanda di versamenti volontari, mi pago i miei bollettini e arrivo al mio requisito ordinario, che è quello poi di andare in pensione con 42 anni e 10 mesi. È un percorso molto Molto complesso, eh? complesso. Da solo non lo faccio, vado al patronato INAS Quindi un e si buon fa consiglio, assistere. insomma. Vediamo se riusciamo a prendere un'altra telefonata prima della conclusione. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, signora, buonasera. In linea può fare la domanda. Buonasera, senta, io sto percependo la disoccupazione. Ho lavorato per 14 anni, part-time. Sì. 14 anni part-time. Part-time. Poi, settembre 2017, sono stata licenziata Sì. perché non c'era più lavoro. Io adesso sto percependo la disoccupazione. Come posso comportarmi poi dopo finito questi Anni. giorni di Ecco, disoccupazione? lei quanti anni ha? Come? Lei quanti anni ha? Io faccio 57 anni a settembre, sono del 61. È giovane. Allora, diamo la risposta. Grazie, buona serata. Sì, allora diciamo che per prima cosa lo chiariamo alla signora e a tutti quelli che ci ascoltano. Il periodo di erogazione della disoccupazione, della mobilità, piuttosto che di tutti i trattamenti a sostegno del Sì. reddito, sono legati al pagamento di un'indennità, ma anche alla copertura figurativa di quel periodo là. Certo. Quindi io
nel mio estratto contributivo avrò tutti i miei contributi da lavoro effettivo, ma anche i contributi legati al periodo di NASPI, oggi si chiama NASPI, piuttosto che mobilità. Quindi la signora deve stare tranquilla, perché durante il suo periodo di disoccupazione continuano a essere caricati i suoi contributi. Dopodiché il ragionamento è esattamente identico a quello della signora di prima, del figlio che chiamava per la mamma. Sì. Quindi è chiaro che la signora è più vicina a un requisito di pensione di vecchiaia, no? Cioè, quindi 57 anni. La signora ha 57 anni, quindi è molto giovane, però per andare in pensione. Però il requisito che si deve prefiggere è 20 anni di contributi. Ne ha 14. È il minimo, diciamo. 20 anni è il minimo. A meno che non ci siano delle condizioni, delle deroghe particolari che deve comunque approfondire con un patronato, cioè quindi se è invalida. Quindi contributi, età 57. 57 è troppo giovane, oggi deve arrivare a 66 anni e 7 mesi, dicevamo, no? Però servono 20 anni di contributi, quindi la signora ha tutto il tempo per poter raggiungere i suoi 20 anni di contributi e andare in pensione, trovando un altro lavoro, oppure, come diceva il signore di prima, facendo dei versamenti volontari. Ecco, beh, direi che è una spiegazione interessante, senza dubbio speriamo di aver fornito un aiuto a questa persona che ci ha chiamato. Il tempo è scaduto, io ringrazio tantissimo Remo Guerrini, responsabile INAS CISL della Lombardia, e gli do appuntamento alla prossima occasione. Grazie a voi. Grazie anche a voi, grazie a chi ci ha seguito. Ricordo che adesso c'è il TGN speciale AIRC con l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e poi naturalmente le altre trasmissioni della serata. Grazie ancora, buona serata a tutti.